Perché ti viene da piangere? Non l'hai mai vista così. Quindi io sono troppo forte. L'emozione. Ah, dai, dai, è una bella cosa. Brava, no? Vale. Allora, Vale, io sono troppo... Sant'Antonio. We'll be right back.
Oggi sono con Valeria e Claudio, loro vengono dalla Toscana. Dopo aver fatto 4 percorsi diversi con la loro Doberman Shine e gli atteggiamenti desiderati dalla vostra cagna erano quelli di aggressività verso i propri simili e i felini. Ultimamente poi stava comunque dando qualche problemino anche con le persone che erano in bicicletta, no? Sì. Motorini. E se libera rincorreva, stava cominciando a rincorrere anche le macchine. Sì. E la solita domanda di ritro, anzitutto siete contenti, soddisfatti del risultato ottenuto in questi 3 giorni di full immersion? Ovviamente sì. Ok. Sì. E abbiamo usato collare strangolo, collare a punta, collare elettrici, botte? No. Ok, te ne sei accorta? Sì, okay. Accorta. Eri lucida? Ero lucidissima. Vi ho mai chiesto di lasciarmi il cane o abbiamo sempre lavorato insieme a voi, cioè voi venivate ogni mattina come ogni sera andate via, sì, con la vostra ausiliare insieme, sì, okay. sì giusto per sfattare no, poi scusami, abbiamo lavorato più noi col cane e tu? Dirigevo, ecco. Perché esatto. Poi a un certo punto devo passare il testimone. Sì, no, quello che tutti non fanno, fra virgolette. Il tempo di sbloccare mentalmente il cane e poi integro immediatamente i proprietari. Bravissimo. E siamo stati in più posti della città, trovando gatti come appunto abbiamo trovato qua, piuttosto che cani, no? Ambulatori veterinari finalmente, sì, giusto? Sì, sì. Mangiarci una cosa in un bar, sai, con serenità, okay. Giusto? Il cane a terra, come se non ci fosse praticamente. Cose che tu prima avevi ottenuto? No, perché dovevo continuamente rifarlo mettere a terra, continuamente farlo mettere giù e quello riveniva su, era tutta una... non potevi andare. Non potevi neanche mangiare. Non potevi neanche mangiare. Quindi non solo una passeggiata incrociando altri cani o felini, cosa impossibile, ma neanche potessi mangiare una cosa tranquillamente. No, tranquilli no. Andavamo, però non eravamo mai tranquilli ovviamente. No. Sempre, sempre. Non stava bravo. Poi i contesti che abbiamo passato sono tutti contesti di una giornata e una passeggiata col cane. Ma tutto dove si va, sì, noi siamo andati. Sì, cioè, certamente sì. Noi abbiamo, o almeno io ricreo sempre, quello che è il reale, quotidiano, infatti, di ognuno di noi. Sì. Né di più e né di meno, perché altrimenti è tutto sfalsato. Avete fatto anche qualche percorso con la mortadella o viustel? No, del genere, voi? Con gli altri, sì. Con gli altri, sì, sì. Sì, nei corsi precedenti era tutto un bocconcino. Mentre noi abbiamo lavorato solo col tatto, senza giusto? Nulla. Sì, senza sì, nulla. Sì. La cagna l'hai vista chiusa, terrorizzata, impaurita? Assolutamente no, anzi, l'ho vista persino più serena. Ma poi basta guardare i filmati e si vede tutto. E poi vedremo tutto quanto, insomma. Infatti, non è va bene, salutiamo? Mi raccomando, da qua non si... Claudio e Valeria non si deve più arretrare. L'altro giorno, lo posso mettere un pezzo dove ti commuovi? Sì. Perché ti sei commossa, dillo? Quando hai visto? Mi viene di nuovo. Mi sono commossa quando ho visto la mia Shine in mezzo a tutto questo branco di meravigliosi pastori tedeschi, tranquilla, serena, camminare. Io ho buttato giù il guinzaglio. Senza il guinzaglio e lei era come un qualunque cane normale. T'ha non toccato. Che non sia normale, però lei è così. E così è subito esuberante. Quello senz'altro è un impianto dove uno scarica le tensioni commossa. Anche di tanti anni, di frustrazioni e forse anche depressione, perché questo provoca il cane quando noi lo amiamo veramente. Sì, questo sì, è. Va bene, seguiteci. Posso dire una cosa? Sì. Antonio Santo subito, e perché lui è come un San Francesco da, non da Sisi ma di Nuoro. Chi non viene non può capire, perché è così, se non fossi stata qua, forse... Io l'unico. Sarei stata un brava, po' così. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Tu sei qua anche grazie, anzi, principalmente prima a Claudio, perché Claudio è quello che mi ha scoperto, sì, no? Sì, tu all'inizio giustamente eri anche un pochettino diffidente, un ti sembrava strano, no? Sì, sì, sì. Oggi sì. Invece, in questi giorni l'avete vissuta. Sì, sì. Claudio mi ha detto una cosa bellissima, mi sembrava di vedere i tuoi video. Sì, infatti, è vero, non è che non mi hai pagato niente, è così. Comunque, San Francesco da Nuoro.
Va bene, sì, salutiamo. Sì. Grazie, grazie anche grazie a voi. Grazie e anche al cameraman, indubbiamente che non si vede mai. Ma ecco. Ale. Eccola. Eccola qua. Eccola che è caduto uno. Poi ve la raccontiamo. Ciao ciao. Dai. Ciao. Ciao.